Un saluto a voi tutti. Bentrovati a questo appuntamento, diciamo così, di fine anno. Vi avevo promesso che avrei fatto un video, eccolo qui. Dice: ma a noi che ce ne frega? Vabbè, dai, può anche essere un diversivo, può anche essere un qualcosa di, a volte anche di divertente. Entriamo subito nel contenuto di questo mio discorso. Scusate. Sì. La regia. Mi hanno detto che c'è un collegamento sempre qui in Sicilia. Un certo Nicola, vediamo che cosa ci deve dire questo nostro amico Nicola. Nicola, a te la linea. Enzo, grazie, eccomi qua. Velocemente prendo la linea per fare anch'io a tutti i ventottini del corso allievi sottufficiale Plato Mosca i miei più sentiti auguri di buon anno. Che dire, tra gioie, dispiaceri, pure quest'anno è ormai scivolato via. Ci avviamo ormai verso i 40 anni, da quando nel settembre del 75 ci ritrovammo a Velletri e l'anno successivo a Firenze, trascorrendo 2 anni insieme. Grazie a Facebook adesso in molti ci stiamo man mano ritrovando. In questi giorni di festa, oltre che ai miei cari, un pensiero affettuoso lo rivolgo anche a quei colleghi che non sono più tra noi. Mi riferisco in particolare a quelli a me noti, ovviamente, più segnatamente ad Umberto D'Angiolella, col quale mi sono ritrovato insieme a prestare servizio alla compagnia di Barcellona Pozzo di Cotto, e dal simpaticissimo caro amico Rosario Tocci, deceduto nel mese di marzo di quest'anno, a 3 mesi di distanza da quella bellissima rimpatriata fra Milazzo e Santa Lucia del Mela, a cui lui ha voluto essere presente proprio un anno fa. Chiudo il mio intervento rinnovando a voi tutti e alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri affinché l'anno che verrà sia migliore di quello che ci stiamo lasciando alle spalle. Un abbraccio a te, Enzo, e a quei colleghi con cui sin qui mi sono sentito più a mio agio nelle nostre rimpatriate e nelle nostre conversazioni, sia via web e sia via filo. Concludo con un ciao a tutti il mio intervento da Barcellona Pozzo di Cotto e ripasso la linea nel capoluogo siciliano a Enzo. Buon anno! Grazie Nicola del tuo intervento. Hai detto delle parole sagge, molte delle quali da me sono condivise, certamente da altri colleghi, penso anche. A questo punto vi intrattengo in questo discorso di fine anno, dove volevo appunto parlare di tutti i miei trascorsi. Scusate, di nuovo? Sì. Ah, subito. Dalla regia, no, c'è una regia, certo che c'è una regia, in ogni trasmissione che si rispetti c'è una regia, come no? È una regia. Dalla regia mi comunicano che c'è un altro collegamento, vediamo di chi si tratta. A te la linea, carissimo Grazie amico. Enzo D'Alessandro di avermi dato l'opportunità di salutare tutti i miei colleghi del 28esimo. Per chi non lo ricordasse, io sono Antonio Policicchio. Colgo l'occasione di farvi gli auguri di buon anno a voi e a tutte le vostre famiglie, con serenità e pace in famiglia. Io vi abbraccio a tutti, indistintamente. Bracci e dite, Enzo, ti restituisco la linea. Grazie Antonio, riprendo la linea e continuo il mio discorso. Volevo appunto parlare anche delle mie origini. Le mie origini, che insomma sicuramente interesseranno a moltissimi di voi. Scusate. Sì. Sì, però io volevo. Sì, certo. Così non vado avanti. Va bene, grazie. Sì. Un altro collegamento, vediamo di chi si tratta. Do la linea a questo collega che ci deve dire qualcosa. Prego, a te carissimo. Grazie per la linea da Palermo.
Auguro pace, amore, serenità. Tutto questo per il 2015 ci porterà. Tanti auguri a tutti i colleghi del 28° corso. Tanti auguri a tutti. Enzo, ti resto Grazie disponibile. Giacomo del tuo intervento. Adesso un attimo di concentrazione, stavo dicendo di concentramento, insomma, vabbè, no, può capitare. Un lapsus, un lapis, no, un lapsus, un lapis. Un lapis che si scrive, un lapsus che si... Le mie origini risalgono nel periodo in... Non è possibile. Sì. Bene, mettiamoci in collegamento con l'Alt Italia. Un collega dall'Alt Italia vuole dirci qualche cosa, dall'Alt Italia. A te carissimo. Grazie Vincenzo per avermi dato la linea. Qui Quinto di Treviso ha terminato di nevicare proprio da qualche minuto. Comunque, indipendentemente dalla nevicata o meno, cari colleghi, cari amici, vi mando un carissimo saluto, un abbraccio a tutti quanti e un augurio di un felice e prosperoso 2015. Saluti per tutti voi e le vostre famiglie. Un abbraccione. Passo la linea a Vincenzo da Palermo. Arrivederci. Grazie Antonio. Adesso continuo con la speranza che non ci siano ulteriori interruzioni. Le mie origini risalgono esattamente al periodo... Cerchiamo di evitare... Datemi qua. Comando. Adesso ci mettiamo in collegamento con l'Italia centrale. Dalla provincia di Roma passo la linea al collega Michele Falciglia. A te Michele! Grazie Vincenzo, eccoci qua. Come ieri, anche oggi giornata fredda e ventosa. La cosa positiva è che non piove e che c'è un bellissimo sole. Meglio però non mettere il naso fuori di casa perché altrimenti c'è il pericolo che te casca, nel caso mio farebbe danni. Siamo addirittura d'arrivo, il 2014 ne si sta andando e grazie a Dio che se ne va perché non è che sia stato, anche se meglio il 2013, molto positivo almeno per quanto mi riguarda. Ma non mi lamento e soprattutto non mi agito perché, come dice una vecchia barzelletta, meglio non agitarsi troppo se no si fa il gioco del nemico. Pensandoci bene, una cosa positiva c'è stata quest'anno. Ho rivisto, ho riabbracciato vecchi colleghi dopo 40 anni e non è cosa da poco. Mi ha fatto un piacere immenso. Non sono mai stato bravo a mantenere i contatti, sono figlio di apputatazzo come molti di voi sapranno. Mi sono dovuto abituare presto a nascondere i sentimenti, quando a causa dei trasferimenti, dei movimenti che lui ha fatto, perdevo da un giorno all'altro gli amici di strada, gli amici di scuola. Evidentemente questo è il mio modo di non soffrire troppo la lontananza, facendo finta di riuscire a dimenticare. Beh, è stato più che evidente che è solo un misero trucco, perché la felicità che ho provato nel rivedere tutti voi è stata immensa. Il buon Vasco Rossi canta e siamo ancora qua. Eh già, è l'augurio per tutti è di esserci ancora a lungo in serenità e salute. Con questi auspici spero che il 2015 sia l'inizio o la continuazione per chi già ha raggiunto i meritati e sofferti obiettivi come dire, di cose positive per ognuno di noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per le persone a noi care. E con questo, con un abbraccio forte, ti ridò la parola, caro Vincenzo. Tanti tanti auguri a tutti. Un bacione. Ciao a tutti. Grazie Michele, grazie del tuo intervento e andiamo avanti con questo video che spero di portare a compimento. Avevo preso degli appunti, però non trovo più il copione,
c'erano una cinquantina di pagine, quindi volevo appunto parlarvi. Non succede niente. Delle mie origini. Sembrerebbe che adesso ho un po' di tempo a disposizione. Un altro collegamento. Prego, collega, dici Grazie tutto. Vincenzo. Allora, un augurio a tutti i ventottini, un buon fine d'anno e un felice anno nuovo, pieno di salute e prosperità, unitamente ai propri familiari. Vi ringrazio a tutti, un abbraccio e un carissimo saluto. A presto. Ciao Enzo, a te la linea. Grazie del tuo intervento e noi intanto proseguiamo con la trasmissione, che adesso a questo punto non ricordo più qual era l'argomento. Qual era l'argomento? Le mie origini. Le mie origini. Sembra le mie prigioni, le mie origini. Le mie origini. Nasco nel. Cedo la linea a un altro collega che ci deve dire qualcosa. A te la Enzo, linea! Enzo da Ciccio, ti chiedo la linea per poter fare gli auguri a tutti i colleghi, fratelli ventottini. In occasione, un augurio particolare a tutti e a te ti ringrazio per avermi dato questo mezzo per poter fare gli auguri. Ti restituisco la linea, Enzo. Ciao, alla prossima. Grazie, grazie anche a te, tantissimi auguri. A questo punto che devo fare? A questo punto ditemi voi che cosa posso fare, non lo so. Io mi ero preparato, ho studiato in questi giorni, ho fatto delle cose incredibili. Ho parlato con esperti, mi sono documentato, ho viaggiato alla ricerca di elementi per creare questo video. Il telefono tace. E allora? Ne approfitto. In collegamento con noi un collega. Vai collega! Grazie Enzo, prendo la linea e auguro una buona serata a tutti i colleghi del 28° corso. L'occasione mi è gradita altresì per formulare a voi rispettive famiglie il più sincero augurio per l'anno che ci viene incontro. Che possiate conservare in voi la tenerezza del passato, che possiate fare scorta di coraggio per il presente, che possiate trovare nel cuore la speranza per un futuro migliore. Con il fervido auspicio che ogni calice possa traboccare di benedizioni eterne. Per ogni strada della vostra vita possa condurre alla pace, all'amore, alla serenità, alla felicità, che la Virgo Fidelis vegli sempre su di noi. Un forte abbraccio a voi tutti e infinita auguroni in famiglia. Concludo con la speranza di poterci rivedere tutti in occasione del 40° anniversario in quel di Velletri. Il ventottino Carmelo Saggio, ripasso la linea a Palermo e ancora un forte abbraccio a tutti. Ciao ciao, a risentirci e arrivederci. Grazie carissimo, grazie del tuo contributo. Io vi dico una cosa, io non ce la faccio più. Guardate, non so che dire, non so assolutamente cosa dire. Tanto adesso che cosa accadrà? Visto? Sì, la Francia. La Sûreté, l'ispettore della Sûreté. E che c'entra con noi? Ah, ispettore Clouseau della Sûreté francese. Adesso ci mettiamo in contatto e con questo, credetemi, io vado a farmi una camomilla.
Ci mettiamo in contatto con l'ispettore Clouseau della Sûreté parigina. Io vi saluto. A te, ispettore Clouseau. A questo punto non mi resta altro che, anche da parte mia, fare gli auguri per l'inizio del nuovo anno. Non sono l'ispettore Clouseau, anche se questa musica tende a farlo credere, non aspiro così a così tanto. Ripeto, adesso io faccio gli auguri, giustamente perché questo film, questo video, a che cosa serve? Principalmente serve ad augurare a tutti quanti tantissime cose belle. Mi dovete permettere, lo dico perché mi sembra doveroso, a questo punto di fare dei nomi, non perché voglio penalizzare gli altri colleghi, ma perché è stato bello rincontrarsi, rivedersi più di una volta con i colleghi, appunto, con i quali abbiamo fatto i nostri piccoli raduni, mini raduni, incontri, eccetera, eccetera. Quindi mi permetto innanzitutto di nominare, voglio fare i nomi, sperando che l'anno prossimo questa lista sia più lunga. Mi aggiusto il cappello, non sono l'ispettore Clouseau, non ho la faccia, non ho ancora questa musica. Per cui inizio nominando Nicola Ruggeri, Michele Falciglia, Carmelo Saggio. Se legge buono Antonio Roccella, no, non lo sto leggendo, ho tutto nella mia memoria. Quindi dicevo Antonio Roccella, Antonio Policicchio, Giacomo Scimone, Antonio Calvelli, Francesco Misiti, Paolo Cambria, Tonino Como, Bartolo Raffa, Paolo Garozzo, Nino Sorrentino, Gian Gaetano D'Amico, Giuseppe Bongiorno, una piccola parentesi, che è stato promosso colonnello, quindi nel nostro corso avremo anche un generale, possiamo vantarci di avere un generale. E nonché Ottavio Trombino, e Salvatore Nobile, Ferdinando Ricciardi e Carmelo Lo Faro. Queste persone le ho viste tutte quante, più di una volta, se posso dirlo. Il mio augurio è di aggiungere altri nomi a questa lista, perché sarebbe bellissimo, sarebbe stupendo poterci rivedere fisicamente, scambiarci le nostre idee, opinioni, eccetera, eccetera. E non voglio penalizzare i colleghi che non sono stati nominati, ma oso stimolarli a, se vogliono, certo, se, insomma, se fosse una cosa volutissima sarebbe ancora meglio, se vogliono, a creare delle situazioni per vederci, per incontrarci. Questo anno che inizia avremo il quarantennale, quindi sicuramente avremo l'opportunità di rivederci in tanti. Io spero che possiamo essere anche più che tanti. E non voglio aggiungere altro, non voglio tediarvi perché ognuno ha i suoi impegni, anche se sto dicendo delle fesserie, perché tanto questo video lo potete vedere in qualunque momento dell'anno. Vi faccio quindi i miei migliori auguri veri, sinceri, di buon anno a voi, alle vostre famiglie, parlo per tutti, nominati e innominati e non nominati. Sono contentissimo di appartenere a questo gruppo, nonché, e questa volta un ringraziamento particolare e doveroso. Io lo devo fare. Innanzitutto ad Attilio Canu, che ha creato il gruppo, è stato una grande possibilità, insomma, per noi tutti. Quindi un riconoscimento personale ad Attilio. Ciao Attilio, grazie per aver aperto questa porta, per averci aperto questa porta. E un altro ringraziamento mio personale al collega e amico Giuseppe
Giuseppe Leone. Che però dico, che fine hai fatto? Mi hai trovato, mi hai inserito nel gruppo, mi hai dato una grande gioia. E ma noi quando è che ci vediamo? E la chiudo qui. Un caloroso abbraccio a tutti quanti. Ripeto, non sono l'ispettore Clouseau, sono semplicemente D'Alessandro. E che l'anno nuovo, il 2015, vi porti il meglio che non avete avuto nell'anno precedente e non troppo che non possiate avere negli anni successivi ancora. Un caloroso saluto e rinnovo gli auguri per tutti quanti. Qui Palermo, ho finito. Buon anno.